Allora, abbiamo deciso di convocare questa assemblea questa sera per fare il punto di quella che è la situazione dell'avanzamento dei lavori del terzo valico nel territorio di Arquata e anche nel territorio del Basso Piemonte in generale e di Genova. Ci saranno poi gli interventi dei due tecnici del movimento che puntualizzeranno appunto quella che è la situazione effettiva, sapendo che capire anche per il silenzio continuo delle istituzioni, dei comuni, quello che è effettivamente lo stato di avanzamento dei lavori, quelli che sono i lotti finanziati in maniera completa, è molto difficile. Quindi abbiamo queste persone che appunto si occupano di capire tutta questa parte più tecnica e questa sera appunto ce ne parleranno. Per quanto mi riguarda ho alcune cose da dire riguardo a quello che è successo quest'autunno. Come sapete il nostro territorio è stato pesantemente devastato dal dissesto idrogeologico che l'ha colpito, soprattutto nelle zone di Novi Ligure, Gavi, anche Arquata e il comune di Genova è stato uno dei più devastati. A fronte di questo, per tutto l'autunno non si è sentito sostanzialmente nessuna voce che mettesse in relazione i lavori di realizzazione del terzo valico con quanto appunto avveniva sul dissesto idrogeologico. Abbiamo fatto alcune assemblee, in particolar modo a Novi Ligure e a Tortona, in cui con Domenico Finiguerra abbiamo analizzato quella che è la situazione del Basso Piemonte e quella che è una situazione più diffusa in tutta Italia, cioè ci siamo resi conto e quello che dicevamo già 3 anni fa è sempre più agli occhi di tutti, come il nostro territorio necessiti di una continua e costante messa in sicurezza e non necessiti assolutamente di opere quali il Terzo Valico, la TAV in Val di Susa, la Brescia-Verona e altre che andrebbero semplicemente a mettere in una situazione di ancora maggiore criticità un territorio che è già sottoposto a uno stress in quanto a cementificazione eccetera. Ora, accanto a questo, quello che è avvenuto quest'autunno ci impone sicuramente degli interrogativi e delle considerazioni da fare. Di fronte alla difficoltà che appunto viveva il nostro territorio, COCIV e tutti i partiti che sostanzialmente continuano a spingere su questa grande opera, non hanno fatto un passo indietro, non hanno pensato di riflettere su quanto stava accadendo, anzi ci sono stati alcuni avvenimenti che ci hanno spinto a fare appunto queste considerazioni. A pochi giorni dall'alluvione, a novembre, a Novi Ligure sono state mandate le ormai famosissime letterine verdi in cui comunicavano gli espropri. Gli espropri erano previsti per le giornate di novembre appunto in Pieve, a pochissime ore dal disastro che era avvenuto, quindi a persone che si trovavano con la casa allagata sostanzialmente è stata recapitata questa letterina. Ora, quelle giornate come il 10 settembre per l'esproprio del presidio siamo riusciti a mettere in piedi ancora una volta una mobilitazione popolare che ha consentito a queste persone di non presentarsi per fare gli espropri. Ora, allacciandomi a questo, vi preannuncio quello che probabilmente succederà a breve. A luglio del 2015 scade la proroga di pubblica utilità per gli espropri relativi ai lotti del Terzo Valico. Ora sappiamo che ci sono ancora due partite che sono importantissime per noi e che devono ancora giocarsi. Una è quella che ci riguarda direttamente qui ad Arquata ed è l'esproprio del presidio su cui deve sorgere il cantiere denominato il Pozzo di Radimero, dove dovranno inserire la talpa per iniziare il vero e proprio scavo della galleria di Valico. Ora, noi sappiamo le modalità che hanno usato il 30 luglio, ce le ricordiamo tutti, sappiamo che hanno voluto mostrare i muscoli per dare appunto una forte immagine, cioè un segnale forte al movimento e oltre a tutta
la parte giuridica che è venuta hanno appunto cercato di dissuaderci. Noi abbiamo resistito quelle giornate, abbiamo dimostrato una grande determinazione e anche in virtù di quella giornata siamo riusciti per la giornata del 10 settembre a organizzare una grandissima mobilitazione che ha impedito che appunto COCIV e le forze dell'ordine si presentassero per eseguire l'esproprio in previsione. Ora sappiamo appunto, per quanto dicevo prima, che l'esproprio del presidio è determinante per loro, sappiamo che è una partita che dobbiamo giocarci e ce la giocheremo come ce le siamo giocate tutte fino adesso, cioè con le nostre modalità. Quindi questa è una delle cose che avverrà a breve, sappiamo che non hanno tanto tempo, mancano 4 mesi alla scadenza e sappiamo che ci dovremo riorganizzare ed essere determinati per impedire che questo esproprio venga realizzato. Ora sappiamo che nel momento in cui loro non riuscissero a espropriare quel terreno si aprirebbe una partita veramente complicata per loro, perché quel presidio rappresenta un punto di inizio dell'opera vera e propria. Assistiamo al disagio quotidiano, i camion iniziano a girare, ma sappiamo che organizzandoci dal basso, come stiamo facendo da 3 anni a questa parte, sarà possibile determinare ancora una volta che quest'opera non la si faccia. Ora mi lego ancora a 2 cose, una in particolare: non possiamo fare altro che stringerci ai nostri fratelli maggiori valsusini dopo la sentenza infame che è arrivata dal Tribunale di Torino, in cui 47 persone sono state condannate per un totale di oltre 150 anni di carcere per le giornate del luglio e del giugno 2011, in cui una popolazione ha deciso di resistere a un'opera che come questa sarà devastante per tutto il territorio. Va a loro il nostro abbraccio e colgo qua l'occasione per invitarvi. Ha indetto una manifestazione nazionale il 21 di febbraio e credo che sia nostro dovere e sia nostra necessità quella di partecipare per ribadire ancora una volta la nostra vicinanza a questa lotta, anche perché, come sapete, ne abbiamo più volte parlato, anche noi in questi anni siamo stati colpiti da dure misure repressive vere e proprie, abbiamo raccolto più di 200 denunce e c'è ancora una persona che questa sera non può essere qua con noi, a cui ancora una volta negata la libertà di poter partecipare, di poter parlare. In relazione a questo vi comunico che il 5 di febbraio ci sarà la sentenza, quindi parte anche per noi tutta una serie di processi che ci vedono messi sul banco degli imputati per aver sostanzialmente cercato di impedire di difendere la nostra terra e la devastazione della nostra terra. Il 5 febbraio a Claudio si chiuderà la prima fase di questo processo. Il nostro auspicio è che possano essergli attenuate le misure cautelari che lo colpiscono da ormai un anno e che gli impediscono da una parte l'agibilità politica, cioè il fatto di essere qua con noi, di discutere con noi nella quotidianità della lotta, e dall'altro gli impediscono anche di avere una vita familiare degna, cioè i suoi genitori vivono qua da quadra, lui è impedito e più volte è stato impedito di poter raggiungerli. Ora, come vi dicevo, ci sarà una parte in cui l'ingegnere Francesco ci spiegherà quella che è effettivamente la situazione dei finanziamenti dei lotti. Bisogna essere dei tecnici per capire come effettivamente stanno le cose, proverà a spiegarci questo. Quello che appare sempre più evidente è che i soldi per realizzare quest'opera non ce l'abbiano e stiano tentando in tutti i modi di allungare il brodo. Vi ringrazio, passo la parola a Francesco. Vi faccio vedere innanzitutto un po' com'è la situazione di quello che sta succedendo da Arquata. Inizio anche un po' con delle scuse. Queste sono quello che avevamo detto 2 anni fa. Avevamo parlato
dei cantieri del progetto d'Arquata, e avevano detto che probabilmente per una questione di captatio benevolenza, cioè cercavano di prendere il consenso della popolazione, quello che avrebbero fatto come inizio sarebbero state le strade per far vedere che loro portavano novità, cose buone nel paese, dove le strade erano distrutte e non c'erano. In realtà non hanno fatto né questo, perché sicuramente si sentono protetti dall'alto, e dall'altra parte non l'hanno fatto perché anche le amministrazioni locali evidentemente se ne fregano di quello che sta succedendo e li lasciano fare con completa impunità. Quindi noi avevamo illustrato il progetto che doveva essere per Arquata degli interventi per quanto riguarda le strade, e quello che in realtà vediamo di questo progetto che l'adeguamento del cavalcavia sotto la ferrovia per andare a Vignole è ancora da fare, è da fare la rotonda per Vignole, è da fare la strada in via del vapore, quella dietro al cimitero, è ancora da fare la rotonda dall'RBM, è da fare la strada che dall'RBM va a Moriassi, è da fare ancora la strada di Radimiro, è da fare la strada che da Radimiro va al cantiere di Moriassi. Probabilmente gira una voce che abbiano abolito un pezzo di strada che va dal cantiere, passa dietro tutto il deposito e va verso Libarna, come anche sembra che sia abolita, perché non stanno facendo più niente, la strada quella che va verso Gavi. Allora, cosa stanno facendo in realtà? Ok, ora ci siamo, va meglio, grazie. Allora, stanno facendo poco e niente, quindi hanno bloccato in questo punto, o comunque un punto interrogativo, quello che stavano facendo al Biancio, cioè stavano cominciando a costruire il campo base, sversando dello smarino che proveniva da Fraconalto. C'è il punto interrogativo perché in questi giorni hanno cominciato a rifare un pochettino di movimento terra. Non si capisce bene che tipo di movimento, si cominciavano a vedere alcune ruspe. Quello che c'è da fare ancora è sicuramente il cantiere a Moriassi, perché stanno soltanto mettendo un po' di reti, è in allestimento in questo momento il pozzo di Radimiro e hanno aperto il deposito di Libarna. Quindi rispetto alla situazione iniziale siamo veramente indietro e tutte le cose che servivano non sono state fatte. La conseguenza di questo è quella che potete vedere adesso in questo breve video su quello che succede sul territorio. Abbiate pazienza. Allora, questa è la strada di Radimiro. Vedete che non c'è nessun tipo di intervento, è completamente sterrata e sfiancata dal passaggio dei camion. Qui sta addirittura cedendo su un lato. Questo non è il fenomeno dell'alluvione, qua si sono presi della terra da un lato per compensare sul lato opposto quello che invece l'alluvione ha fatto sfranare della strada. Quindi di qui l'hanno tolta e l'hanno buttata da questa parte, ma di strada non si vede assolutamente niente. Fango, completamente fango tutta la strada, perché qua stanno passando i camion, questi qua sono i camion, questa è l'immagine di novembre, vedete uno di fila all'altro, entrano nel cantiere di Radimiro. Il cantiere di Radimiro, la situazione a novembre era questa, qua dove c'erano i famosi scavi è un acquitrino, è un deposito, sembra quasi semi abbandonato, qualcuno che lavora c'è ma non c'è quella grande animazione. Più che altro un deposito container. Queste qua sono le immagini del 1° gennaio. Rispetto a novembre c'è questo pezzo di muro.
questa è sempre la di Miro, dove c'erano gli scali archeologici comunque che, di quei alcuni ritrovamenti che erano stati effettuati, continua a essere soltanto una vitrigna. Le reti, queste qua reti sono, se ne stanno andando giù per conto loro con l'intervento dei rampicanti, di erbacce, quello che c'è. Hanno un po' consolidato questo punto e basta. Molta scena come più avanti a Moriassi ci sono tutte queste reti lungo i bordi, hanno cintato tutta la zona che potrebbe essere di interesse, vedete là in fondo è la strada che dovrebbe andare verso l'RBM, guardate le strade come sono ridotto, qua sono strade anche di servizio per le persone che ci abitano. Sono buche, le buche ci sono sempre state, ma sono sicuramente aumentate col passaggio di camion con un tonnellaggio superiore a quello che è consentito da quella strada, però nessuno interviene. Nessuno, ovviamente si intende nessuno che può intervenire, quindi parliamo di amministrazione e vigili, o comunque se intervengono sembra che non sia risolutivo, perché dovrebbero intervenire ogni 5 minuti e ogni giorno. La situazione è questa, cioè entrano con il camion, entrano con gli scavatori e lasciano così la terra, le reti stanno su finché riescono a starci, se no poi crollano. Lastre d'acciaio sulla strada, tanto per compensare. Fine cantiere, ma in realtà finisce uno e inizia l'altro, che poi sono cantieri così, cantieri cintati. Da dentro non c'è granché. E questo è l'inizio della parte di cantiere che è dove c'è il deposito dello smalino per quanto riguarda il DP05 di Rivarna. Riprendiamo a vedere la situazione, torniamo velocemente. Situazione dei camion, cosa sta succedendo allora in queste strade qua? Sono distrutte per il passaggio di camion che non dovrebbero neanche passare da quelle parti. In questo caso c'è una foto che ritrae in questo punto un camion che sta andando all'interno del cantiere. L'unico modo per arrivare qua era quello di fare questo tipo di strada. Quindi la strada di Moriassi gira a destra e entra lì, quindi non è lì che sta girando, ma è stato seguito proprio e si è visto entrare in quella zona. Questa strada ha un limite di 5 tonnellate, non ci potrebbero neanche entrare, eppure vedete come la stanno riducendo, vedete tutta la terra che perdono da sopra i cassoni e da sotto le gomme, vanno lo stesso, se si dice qualcosa dicono che di lì non devono passare, quindi non stanno passando, quando evidentemente passano. Questo mi fa venire in mente un po' quello che avevamo letto a ottobre sulla stampa, quando il direttore del COGIP per il traffico pesante aveva detto queste cose qua. Marcheselli sottolinea che in questo periodo transitorio si fa fronte con forniture da siti autorizzati per i quali si percorre la viabilità ordinaria e non ci risultano ordinanze di divieto di transito a Gavi, quindi secondo lui non c'è l'ordinanza. Secondo lui non c'è neanche questo cartello prima del ponte che dà l'ingresso a Gavi arrivando dalla Lomellina, il pontetto per San Cristoforo, dove questo cartello vale per tutti, con l'eccezione delle ore, se vogliamo, dalle 13 alle 15, ma vale per tutti, ma non per loro, perché non c'è un'ordinanza. Quindi la segnaletica stradale, tanto a Radimiro quanto a Gavi, sembra che non valga. Altra considerazione sui camion, questa qua è un pochettino più vecchia, quindi è tanto che non ci vediamo, facciamo un po' il riassunto di cosa succedeva. Questi camion che giravano un giorno, il sabato 2 agosto, che era interdetto la circolazione dei mezzi pesanti, circolavano con questa verde, che vuol dire autorizzazione, e circolavano appunto in questi giorni, quando in realtà il decreto dice che potrebbero farlo solo per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, situazioni eccezionali, documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite, e soprattutto la prefettura dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità di effettuare lavorazioni a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Ora, cosa ci sia di così importante da fare un ciclo continuo per estrarre delle rocce
comprarlo con mezzi tradizionali da una montagna, è tutto da capire. Ma fosse anche che l'autorizzazione gli è stata data e concessa, quello che sicuramente sono in difetto è che questo cartello deve essere sui lati e sul retro, ma sul retro sicuramente non c'è. Quindi, se non altro, per controllare questa infrazione avrebbero dovuto essere fermati, invece in un'ora ne sono passati 8 e tutta la mattina, fate un po' il conto voi, ma ne passavano uno dietro l'altro. E non è che passavano per tratte limitate, ma si facevano più o meno dal casello di Vignole e quindi anche da oltre e arrivavano fino a Voltaggio. Alcune foto per quanto sono le situazioni delle strade sempre a Moriassi, vedete che è fango, sporco, sono completamente abbandonate, sporche, venate, rotte, ghiaia. Qua addirittura hanno fatto un intervento su questo pontetto e vedete che poi è rimasto bello aperto qua, quindi con i pericoli che ne conseguono, perché qua un bambino può benissimo scappare e cadere giù, non c'è più nessun tipo di protezione. Lastre di acciaio che sono sul terreno, il casello di Vignole che qua, perché poi dopo cosa che si mischia? Si mischia la situazione del passaggio di questi mezzi pesanti con gli eventi alluvionali, piogge che ci sono state, e uno ha peggiorato l'altro, però sicuramente i camion hanno avuto il loro bel da fare, tant'è che qua all'uscita del casello di Vignole sono quasi ormai 3 mesi che c'è questi strumenti di protezione per individuare una buca che si è formata, ma la buca non viene chiusa e qualcuno, io ho già visto, entra in confusione quando esce dall'autostrada perché la prende per una rotonda e non capiscono se devono girarci intorno o davanti. Tanto per capire cosa sta succedendo, io richiamo alla mente anche un articolo che era uscito il 30 gennaio 2014, quindi un anno fa, se vi ricordate, quando era saltato un deposito a Milano dove stanno scavando la metropolitana, si era riempita di sabbie, di polveri, e solo in quel caso hanno cominciato ad andare a guardare se era tutto in regola. Si sono accorti che non stavano facendo le pulizie idonee dei camion all'uscita del cantiere, e la sanzione che ne è conseguita, ma solo dopo che si è lamentata la gente, è che usciva un numero rilevante di mezzi pesanti con le ruote coperte di fango. Conseguenza, sono stati 870 euro per la pulizia idonea e 650 per il rilascio di materiale sul suolo pubblico. Quindi ridicola rispetto alle cifre che ci sono in gioco la sanzione, ancora più ridicola che dalle nostre parti sembrerebbe che non diano neanche quella. Per vedere adesso dall'alto la differenza di com'era di nero, questa è una foto Google Map del 2013 e questo è il 2014. Vedete, questa qua è la zona che stanno scavando, quindi dove c'era prima terreni agricoli, campi coltivati o erba, adesso vedete come comincia a esserci come una ferita, e questa qua è la zona del cantiere. Per il resto la strada è sempre quella che era prima, perché non stanno ancora facendo niente, cioè loro non gli interessa di, basta che riescano ad arrivarci, ci arrivano. Se la strada è buona o non è buona, non è percorribile, al camion non fa differenza, che ci abita evidentemente sì. Per quanto riguarda adesso il parco Piaggio, un piccolo accenno, nel senso che era uscito a dicembre un articolo in cui si diceva che lo sbarrino in aree diverse dalle indicate, il Ministero e la Procura facciano chiarezza, perché avevano incominciato appunto a portare dello sbarrino in questa zona, è stata fatta una segnalazione fra l'altro anche da Arquata, dal comitato, da persone del comitato, per chiedere se tutto stava funzionando in regola. Evidentemente no, perché comunque sia si sono messo in moto, e questo però dà l'occasione per tornare a parlare del problema del campo base. Un campo base che, se potete vedere, si estende più o meno qua dalla zona del teatro dell'Aiuta, in questo punto, fino all'incrocio con via 25 aprile. Questo qua è al di qua della ferrovia. Al di là della ferrovia, praticamente da questi due estremi, c'è tutto il campo base, 500 persone, immaginate, quindi c'è praticamente un quartiere della quadra che già esiste al di qua della ferrovia, al di là della ferrovia 500 persone costituirebbero un cantiere nuovo con tutte le problematiche del caso, allaccio idrico, gestione e sicurezza dei movimenti. Quello che succedeva, vediamo se riesco a farvi vedere il video di nuovo che
ancora? No? Questo è quello che stava succedendo verso settembre al campo Piaggio. Camion uno dietro l'altro che sversavano quello che vedete essere smarino che proveniva da Fraconalto. Praticamente l'obiettivo era quello di coprire con uno strato che sarà stato alto, a vederlo così da lontano, circa una ottantina di centimetri, tutta quella superficie che vi ho fatto vedere prima. Camion che fanno un gran polvere. Continuano a sversare. Il vantaggio per loro che fanno il viaggio è una zona leggermente fuori mano e anche difficile da vedere, nascosta da una parte dei container, dall'altra dalla ferrovia. In questa parte qua si vede meglio il quantitativo di polvere che viene sollevata. Ora, noi non sappiamo se la polvere contenuta in questo camion in particolare sia polvere che arrivando da Fraconalto contenga o non contenga fibre di amianto o polveri. Teniamo presente che se non c'è la certezza che non ci sia, il dubbio è che una gestione in questo modo sollevi polveri e mette in dispersione fibre che sicuramente sono pericolose. E vediamo che c'è anche un sistema forse di lavaggio e pulizia molto artigianale. Ok, il video si ferma, possiamo solo immaginare. Allora, andiamo avanti con il resto. Questo era l'ultimo video, quindi dovremmo essere a posto, non vi... Ok, queste sono alcune foto di cosa c'era il viaggio. Stavano addirittura anche i binari di scalo, li stavano coprendo ed interrando. Questi sono altri interventi sempre del viaggio, si vede meglio le nubi sollevate. Okay, il nostro problema qual era? Nella segnalazione che abbiamo fatto, oltre alla questione del dubbio che stava arrivando da Fraconalto, da abitanti arquatesi ci siamo posti anche un altro problema. Sappiamo che quella zona lì del viaggio è dietro la Subalpina. La Subalpina è famosa per essere sorgente di inquinamento, attualmente chiusa, però vari tipi di inquinamento nelle zone circostanti. Abbiamo recuperato un documento che è la campagna di monitoraggio dei suoli del comune di Arquata nella relazione tecnica del 2011, in cui c'erano segnati alcuni punti, in particolare il terreno nella cascina di San Giovanni, la strada per Vignole, che l'hanno collocata qua, probabilmente fanno riferimento a una strada che passa da Marinella dietro, e il terreno nel centro dove c'è la bocciofila. Cosa hanno trovato? Loro hanno trovato che il bario ce n'è 195 mg a chilo in questa zona e considerano regolare, 805 mg al chilo nella strada per Vignole e 795 dove c'è la bocciofila. Per quanto riguarda il parametro, questo qua sto leggendo la relazione, per quanto riguarda il parametro bario è evidente la differenza tra il punto 5, cascina San Giovanni, e i punti 3 e 7, centro Bocciofile e strada per Vignole. Il primo punto, per posizione geografica, può essere considerato come bianco ambientale di riferimento. Gli altri due sono ubicati presso la ditta ICS che per decenni ha lavorato con posti di bario. Si sottolinea che la normativa vigente non indica concentrazioni solide di contaminazioni relative a questo elemento. Quindi la prima domanda che viene è: se la legge non si pone un problema, perché siete andati a misurarlo? Quindi può darsi che la legge non li consideri valori a rischio, ma se voi vi prendete cura di andare a fare una misurazione proprio per questi valori e li riportate notando questa differenza, un qualche motivo ci sarà.
Altra considerazione era che qualche mese dopo, sempre in merito alla Sovalpina, si leggeva su Alessandria News: il perito di nomina del giudice avrebbe rilevato come la presenza di bario, piombo e zinco nei frutti e nella verdura coltivata in zona fosse al di sopra dei limiti di legge. Si apre nel caso ICS anche tutto il capitolo relativo alla bonifica dei terreni attorno alla fabbrica. Quindi c'era un problema di bonifica dei terreni intorno alla fabbrica che non ci risulta effettuata, e una considerazione che ci viene anche da fare è che parla di piombo e zinco come problemi di inquinamento, e quando l'ARPA ha fatto i campionamenti in questa tabella vediamo cromo, nickel, stagno, bario e quantità di scheletro, ma non c'è, almeno quello che si legge, un'analisi particolare su piombo e zinco, che era quello invece che era all'oggetto all'attenzione della procura. Quindi cos'è il dubbio? Il dubbio è che se qua c'è l'ICS o Sovalpina e qua sono stati ritrovati i valori di bario, quantomeno viene il dubbio che, considerando come centro di sorgente la Sovalpina e considerando che si spanda le aree in modo circolare, quindi senza considerare una predominanza dei venti, potrebbe essere meritevole di un'indagine comunque anche questa zona dove si trova il campo base, che è all'interno dei due cerchi, quindi quantomeno vedere se quella zona dove vogliono costruire un dormitorio per 500 persone sia o meno inquinata. E questo era il motivo per cui, oltre alla provenienza di Fragonard, abbiamo chiesto di fare un'indagine. Altra cosa che non c'entra niente, sembra apparentemente, con noi: il ponte di Vocemola. Il ponte di Vocemola lo conosciamo, però col terzo valico si lega per questo motivo. Nel cartello che c'è all'esterno del cantiere del ponte, che di fatto non sta ancora facendo niente quel cantiere, vediamo breve costruzioni. Breve costruzioni lo troviamo anche nel cantiere del terzo valico, Ara di Miro. Premetto che questa non è un'osservazione particolare a breve. Il problema è che il ponte di Vocemola in qualche modo può rappresentare nel nostro piccolo cosa succede quando si ragiona intorno al terzo valico. Abbiamo che nell'ottobre del 2010 già si sapeva qual era il problema, cioè che ci sono a rischio i lavori del ponte sullo scrivio perché c'era l'esigenza del ponte. Ottobre 2013 abbiamo che l'intervento è stato approvato la scorsa settimana con l'ok al bilancio di previsione, ma soprattutto leggiamo qualcosa che noi ci aveva fatto un po' saltare in piedi: Vocemola ora il comune scrive a Lupi. Sembrava quindi che chiedesse l'intervento a Lupi per dare una mano per la realizzazione del ponte, e questo in occasione di un incontro sul terzo valico. Forse era l'unico modo per incontrarlo, però era anche il posto un po' più sbagliato. 21 giugno 2014 c'è l'avviso di appalto aggiudicata a breve costruzioni, soggetti invitati 20, offerte ricevute 4. Ora, questo qua fin qua potrebbe essere normali coincidenze di un appalto alla stessa ditta. Il problema è che, pur sapendo dal 2010 che bisognava fare il ponte, è stata fatta una procedura d'urgenza per questo ponte, quindi si è saltata la procedura di gara facendo quella di invito, che è sempre una procedura prevista di legge, tutto regolare. La questione è che questa procedura è stata fatta dicendo che serviva per poter fare i lavori in estate e riuscire a fare tutto bene in fretta prima che arrivasse l'inverno e creasse problemi per lavorare nel fiume. Ora, tutto questo va bene, quello che non va bene tanto è una questione di opportunità, nel senso che quando uno fa un invito può anche decidere che fra tanti che ne invita, non invita proprio quelli che stanno facendo il lavoro contro cui si dichiara contrario, cioè il terzo valico, a fare quest'opera. In questo caso sono stati invitati e poi hanno vinto. Sul invito e vincita non si entra nel merito, ma l'opportunità era proprio quella di, era il caso di invitarli. Cosa è successo dopo la aggiudicazione? Tanto per capire come poi succedono le cose. Il 26 luglio hanno scoperto che occorreva sistemare le rampe d'accesso al guado, quindi era in progettazione il guado per attraversare Vocemola. Appena aggiudicato, passato un mese, si sono accorti che mancava qualcosa. 12.000 euro aggiudicati sempre alla pre-costruzione, che ha detto ci penso io. 22 agosto 2014 gli hanno dato già l'anticipo del 10%. 30 settembre 2014 il ponte è stato chiuso per iniziare i lavori, quindi avevano il progetto di iniziare, siamo già arrivati ai primi di ottobre, era in urgenza. Il 9 ottobre il guado è stato spazzato via, quindi in fretta e furia c'era tanta urgenza che però si sono fatti spazzare via il guado.
Il 20 ottobre l'hanno riaperto il ponte, quindi così tanto precario non lo era, è rientrato in funzione con un divieto ai mezzi di peso a pieno carico superiore alle 3 tonnellate e mezzo, con l'eccezione dello scuolabus che sembrerebbe pesare 4,6 tonnellate. E anche qui la domanda è perché uno scuolabus con i bambini può passare oltre il limite di peso con i pericoli che evidentemente possono esserci. 15 gennaio, non bastava lo scuolabus, anche acqua si deve passare. Questi qua sono 6 tonnellate, anche loro possono passare, perché in fin dei conti il peso ulteriore che mettono non è molto eccessivo. Quindi le domande sono: se può passare lo scuolabus sforando il peso, perché non possono passare altri? Cioè, se 4,6 tonnellate li regge per lo scuolabus, li regge anche per un privato. E perché rischiamo con i bambini a questo punto? Perché l'aumento di carico di ACOS può essere ininfluente e quello di un altro furgoncino no. 2 tonnellate e mezza in più valgono tanto per un furgone di ACOS quanto di un'altra ditta. Quindi, di fatto, quello che si è verificato è che se è possibile che il ponte tiene, seppur con limitazioni, perché non hanno fatto la regolare gara all'inizio senza ricorrere alla procedura d'urgenza? Bastava mettere questo limite di tonnellaggio, eventualmente dire che non più di una macchina poteva passare, però si riusciva ad andare con una gara regolare, il tempo c'era. E soprattutto quello che dicevo all'inizio, che un comune che dice di essere contro il terzo valico vada a invitare una ditta che lavora ad Arquata per il terzo valico. Arrivo adesso al dunque, quello che era un pochettino che Eugenio mi diceva di andare a parlare, è quello dei lotti costruttivi non funzionali. I lotti costruttivi non funzionali sono una genialata della finanziaria del 2010. Con lotto costruttivo non funzionale vuol dire creare una suddivisione dell'opera in tanti pezzi, non importa se ogni singolo pezzo è autonomo e ha vita propria, l'importante è che ci siano i finanziamenti per fare quel singolo pezzo. E questo crea dei problemi che nella stessa relazione generale di COCIV mettevano bene in risalto. Una visione complessiva di come sarà il progetto esecutivo a valle di tutte le modifiche introdotte rispetto al progetto definitivo si potrà conseguire solo al completamento della progettazione, cioè fino alla fine non si sa come andrà. E mettono proprio l'accento sul fatto che la progettazione esecutiva per lotti funzionali comporta che venga un po' meno la visione unitaria del progetto. Quindi questi lotti costruttivi non funzionali sono solo un modo per rendere confusionario il tutto e lo riconoscono loro stessi. Si innescano e si intrecciano con il problema dell'amianto dimenticato, nel senso che il problema dell'amianto era un problema sollevato nel 2005 dalla regione Piemonte e dalla provincia d'Alessandria. Però quando poi nel 2010 il CIPE ha fatto l'autorizzazione per lotti costruttivi non funzionali, ha stimato un'opera di 6.200 milioni di euro e dicendo che quest'opera, assieme alle altre che erano da finanziare, portava il totale a 9.811 milioni di euro. Ora, qua entriamo nella parte tecnica, ma leggermente tecnica. Per poter fare un lotto costruttivo non funzionale in base alla finanziaria del 2010, il tetto massimo 10 miliardi. Se tutte le opere che vengono fatte con questo criterio stanno nei 10 miliardi, si fa. Se sfora i 10 miliardi, l'opera non rientra nella legge, non si può fare il lotto costruttivo non funzionale. Loro hanno appena 189 milioni di euro per starci dentro, se no sforano. Il problema dell'amianto non c'è perché l'hanno detto loro, l'ha detto Guido Improta, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, nel 2012, citando delle analisi che comunque si erano dichiarate insufficienti da Regione Piemonte e Provincia di Alessandria. L'area del Belito nel 2013 il COCIV, però nel 2014 la Regione Piemonte a Carosio, 8 febbraio l'anno scorso, ha detto che circa 15 km di gallerie scavate in zone con probabilità tra il 20 e il 50% di pietre verdi, e in quasi la metà di questi 15 km c'è la probabilità di arrivare fino al 50%. Quindi amianto hanno detto che c'è. Qua è riassunto quello che vi spiegavo. Tenete conto che questo bordino arancione è il tetto massimo, 3,4 miliardi è la galleria del Brennero, 0,9 la Treviglio Brescia, 5,4 era il terzo valico perché alcuni era il residuo da finanziare su 6,2, il margine è questo piccolino qua. Voi dovete considerarlo come una scatoletta al cui esterno non potete andare, potete gonfiare il palloncino fino a lì ma oltre non si va. Questo è stato fatto
praticamente oscurando i costi dell'amianto, sono stati tutti nascosti. Questo ha permesso anche di creare il lotto costruttivo non funzionale e spostare il problema dopo, cioè quindi so che c'è ma ne parlo quando sarà il momento, quindi si affronterà nel lotto costruttivo non funzionale interessato, tanto lavoro e vado avanti, poi il problema ne parleremo. Il problema era già stato segnalato e quindi non è che possono cadere dal bere e dire lo scopro ora l'amianto. L'amianto dovevano saperlo dall'inizio. Quindi se lo sapevano dall'inizio e il costo era superiore non potevano fare l'otto costruttivo funzionale. Quindi andiamo in cortocircuito, vuol dire che quello che stanno facendo adesso, nel momento in cui viene ritrovato l'amianto, è sancito che è legale, nel senso che non potevano fare l'otto costruttivo non funzionale, dovevano stimare l'intera opera e procedere. E invece, con autorizzazioni dall'alto, quindi dal Ministero, questo sta accadendo. Sta accadendo e su questo noi abbiamo fatto anche un esposto, una segnalazione alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti su questo non ci ha risposto come si poteva temere, archiviato, ma ha risposto che ha aperto una posizione. Abbiamo fatto due solleciti per sapere l'aggiornamento e non ci hanno ancora risposto che ha archiviato. Quindi vuol dire che quantomeno sono 6 mesi che la Corte dei Conti sta indagando su questa parte qua. E se non sta indagando la sta tenendo ferma su un cassetto. Entrambe le soluzioni non è, per noi vanno bene, perché vuol dire che o stanno facendo qualcosa o hanno paura di guardarci. Sempre per quanto riguarda l'amianto, alcune considerazioni. L'ARPA aveva detto che per quanto riguarda il monte porale, quindi l'eccessivo presenza di amianto, che un cantiere che con questa tipologia, quindi che deve gestire l'amianto, comporta tipicamente un grosso lavoro di scavo, movimentazione e stoccaggio, riutilizzo di grosse quantità di terre e rocce, si ritiene che il potenziale rischio ambientale derivante dalla gestione di questo substrato sia veramente elevato e difficilmente controllabile e mitigabile. Quindi l'ARPA, se rimane coerente con se stessa, questo tipo di gestione lo dovrebbe bloccare, perché se era esageratamente difficile per un parco eolico, sarà sicuramente più difficile per il terzo valico. Piccola considerazione sul protocollo. Il protocollo amianto, che a un certo punto l'anno scorso hanno tirato fuori, loro continuano a chiamarlo protocollo gestione amianto, ma di fatto di gestione non c'è niente, è soltanto un protocollo che continua a fare monitoraggio. La gestione è tutt'altra roba, dovrebbero dire come si estrae, come si trasporta, dove si conferisce e eccetera. Altra cosa molto particolare, andando a guardare questo protocollo amianto, c'è una tabellina che dice i campionamenti che avevano fatto allora, quindi quelli insufficienti eccetera. Pur essendo insufficienti e quello che vogliamo, andando a vedere hanno riportato nella tabella del protocollo amianto presentato al Ministero il sondaggio 11, il sondaggio 12, il sondaggio 14 e il sondaggio 15. Probabilmente uno dice il 13, boh. Il 13 l'abbiamo trovato in un documento della Valsusa dove analizzavano il quantitativo di amianto e lo volevano confrontare, guarda un po', con i dati del CNR che avevano fatto qua per il terzo valico. L'unico campione che non hanno riportato, il 13, era quello che aveva un indice di rilascio di amianto superiore a 1. Quindi nella loro accortezza di fare un protocollo amianto, di dare i dati, si sono andati a perdere l'unico che erano riusciti a trovare pur facendone pochi. Quindi questo dà un po' la misura di tutto il problema. Qual è il problema dell'amianto? Perché qua dobbiamo fare una cosa, non guardare solo i nostri documenti, ma fare sempre un salto in Valsusa, perché qualcosa sono più avanti di noi, qualcosa sono più indietro. Questo qua è un gestione del materiale di scavo, documenti lato Italia. È uscito da poco sul sito notave.info e faceva una considerazione sull'amianto. Loro hanno anche un conteggio di quanto costa in più gestire e trasportare l'amianto. Tanto per avere un'idea, tanto per cominciare, il marino scavato lungo il primo tratto del tunnel di base a partire dall'imbocco est per una lunghezza di 350-400 metri circa, tanto qua notiamo che per loro il problema che hanno acclarato è 400 metri finali di questo tunnel di base, sarà inviato in big bags omologati, stoccati in container presso una discarica per rifiuti pericolosi in Germania e via Trino, e hanno individuato 14 discariche compatibili in Germania. Tanto per darvi un'idea di cosa fa il giro questo amianto nel momento in cui viene trovato, quindi viene messo in questi contenitori speciali, caricato sui treni, parte da qua, dalla Valsusa, e guardate tutto il giro che fa in mezzo Europa per andare in Germania nelle varie discariche.
Potete immaginare il pericolo di far girare dei treni così, perché per quanto hanno dei contenitori particolari, se ne gira uno, un incidente può capitare, cosa succede, e i costi che poi lievitano. Quanto vengono questi costi? Anche in Valsusa hanno fatto il conto, abbiamo cercato poi di parametrarla noi. Allora, per le opere in sotterraneo, hanno preso questo tabellario, hanno fatto il conto di 32 euro per il maneggio di rocce verdi, e questo tariffa 2012, 140 euro, prezzo sempre a tonnellata, per il conferimento del materiale di scavi amiantiferi a discarica speciale e trasporto via ferrovia. Abbiamo quindi per 174 euro a tonnellata, che in Valsusa vuol dire 56 milioni di euro per solo quei 400 metri di uscita. Facciamo un conto un po' a spanne, noi abbiamo 7 km con la probabilità del 50%, quindi siamo circa a un fattore di 17 volte e mezzo la loro spesa. Per gli 8 km con probabilità del 20%, facciamo ottimisticamente la metà, quindi non proprio tutto è da gestire con lo stesso criterio, perché poi il problema è distinguerlo. In Valsusa dicono questi 400 metri, ce n'è mai tanto che non possiamo dire un po' sì un po' no, deve essere trattato tutto come speciale. Quindi noi diamo pure per buono che dove ce n'è il 20% comporta soltanto una metà di costo, alla fine abbiamo che noi questi 15 km ci costeranno circa 27 volte e mezzo quello che ha speso loro, cioè sono 5.940 treni, circa 6.000 treni verso la Germania che partirebbero dalle nostre terre, da qui, e con un costo minimo che sarebbe 1,5 miliardi in più di euro a salire, perché questo qua è un conto fatto a spanne sui loro valori, bisogna vedere cosa effettivamente si trova. Avevamo detto 189 milioni, siamo quasi a 10 volte di più per sforare, eppure nessuno si è ancora posto il problema di quanto costa. Al ritrovamento d'amianto, quali sono le tre probabilità? Questo è il motivo del nostro esposto alla Corte dei Conti. Ci sono tre probabilità, tutte e tre portano al danno erariale. Il primo è che rinunciano all'opera, cioè dicono abbiamo scoperto l'amianto, abbiamo scavato tanto, abbiamo fatto tra virgolette i furbi, nel senso che come adesso vediamo che cercano di cominciare la galleria di Serravalle, cioè si tengono a toccare sempre stando un po' lontano dall'amianto, non entriamo nel problema, il problema lo lasciamo sempre alla fine. Quindi abbiamo speso tanto, abbandoniamo. Grazie, arrivederci, noi ci teniamo quello che abbiamo fatto, voi tenetevi i problemi. L'altra alternativa è aumentare i costi. Abbiamo visto che costa di più, lasciamo perdere che il costo di più comunque sia porta pericolo, perché l'incidente può capitare, il camion si può rovesciare. I danni erariali sono i nuovi costi. Oppure se ne possono far finta di niente, dire che non lo stanno trovando perché i dati arrivano come arrivano, l'ARPAR sul sito non li pubblica, che è da maggio che non ha pubblicato più un sito, un'analisi per quanto riguarda l'amianto, sembrerebbe che i dati loro li abbiano perché li comunica COCIV, sembrerebbe che noi in qualche modo dobbiamo andare a chiedere a COCIV di farceli vedere. Questa è la trasparenza un po' di tutto il sistema. Quindi l'altro rischio è che ci sia dispersione di amianto, conseguenza di malattie, poi il problema è bonifiche e servizio sanitario nazionale, quindi in tutti i tre modi ne usciamo sconfitti. Lo stato dei finanziamenti, non lo riprendo, non lo approfondisco tutto perché diventa veramente lungo e complicato, mi rifaccio solo ad alcune dichiarazioni che abbiamo letto. Venerdì 3 ottobre, sempre sull'articolo di prima, Marcheselli diceva che gli 860 milioni dei primi due lotti sono interamente disponibili e non suddivisi in 10 anni. Probabilmente ce l'aveva con noi, che ogni tanto lo ricordiamo che sono in 10 anni a rate in base alla legge. Se fosse vero quello che ha detto lui, e poi precisava che anche per il resto si attende alla legge di stabilità, la legge di stabilità mette questa tabellina e lo mette chiaro che per il secondo lotto, con questo codice di capitolo, sono previsti per il 2015 397 mila euro, quindi poco e niente, per il 2016 138 milioni, 105, in totale ci sono 428 milioni che dà la legge di stabilità 2015 per il secondo lotto. Ora, i casi sono due, o non era vero che erano già disponibili, o li stiamo pagando due volte, perché per il secondo lotto se ci hanno già i soldi, perché li dobbiamo ridare? Diceva che 200 milioni sono nello sblocco Italia, può darsi, nello sblocco Italia lui dice che sono per il terzo lotto, può anche essere, in realtà non c'è scritto che sono né per il primo, né per il secondo, né per il terzo lotto, ne faranno un po' quello che vogliono. Sappiamo solo che per il 2015 ce ne sono appena 30, per il 17 150 e per il 2018 20, quindi soldi che dicono esserci sono pochi e molto allungati. Sappiamo che quello che non prendono oggi i soldi
viene rimessa in discussione ogni anno perché i soldi mancano e quindi non è detto che restino. Stiamo andando verso la fine, dunque, per quanto riguarda i finanziamenti, quindi torniamo sul punto che ora è uscita la voce, ci sono 607 milioni finanziati per il terzo lotto. Andando a vedere i documenti se ne trova uno che forse dice la cosa giusta. È stato siglato l'atto per il finanziamento del terzo lotto, non il finanziamento del terzo lotto, perché i finanziamenti normalmente li dà lo Stato. Qua parliamo di un atto da RFI e COCEV, e quindi è possibile che loro siano accordati per dire affinché noi possiamo prendere un finanziamento cosa facciamo nel terzo lotto. Le cose sono diverse perché poi devono entrare in funzione tutte le altre cose, quindi parliamo di atto per il finanziamento. I soldi, al momento abbiamo visto che si parla del secondo lotto e al massimo 200 in tre anni per il terzo. La finanziaria del 2010, che è sempre quella che fa finta di ignorare, ricorda che il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve essere di copertura finanziaria. Cosa vuol dire integralmente finanziato e copertura finanziaria? Loro dicono che aprono a Serra Valle il cantiere a Serra Valle, a giugno il cantiere a Serra Valle, quindi terzo lotto in base alla finanziaria 2010, poi per carità se ne fregano e lo fanno, non lo fanno, gliela mettono a posto dopo la parte normativa, quindi non è che funziona che lo Stato dà la legge, ma funziona che in base a quello che gli serve modificano la legge. Comunque, al momento se non c'è un finanziamento per il terzo lotto non può essere autorizzato, se non è autorizzato non potrebbero neanche scavare, poi che facciano quello che vogliono è noto. Posti di lavoro, perché mi dispiace, vado adesso, spero di Davide. Posti di lavoro, 9 aprile 2013 dicevano che c'erano 4.000 posti di lavoro per il terzo valico, hanno fatto festa a dicembre 2014 per 34 posti che forse entro Natale diventavano 50, quindi siamo passati da 4.000 persone che dovevano entrarci a essere contenti per 50 disoccupati. Per carità, per i 50 disoccupati massima contentezza, ma non sono i numeri che ci hanno detto. E soprattutto noi dicevamo una cosa, si riesce con quello che è successo a dare molto più lavoro per intervenire nel dissesto idrogeologico. A questo punto c'è qualcun altro che l'ha detto sul sito, ti ho rubato i professionisti, geologi.it, c'era questo articolo, ben 4.000 saranno le opere e gli interventi urgenti da realizzare entro 6 anni. Il piano verrà finanziato con fondi del ciclo europeo, circa 5 miliardi di euro, in grado di occupare tra 150.000 e 200.000 lavoratori. Quindi cos'è che ha detto Erasmo D'Angelis, coordinatore dell'unità di missione Italia Sicura, istituita di recente dal governo per il dissesto idrogeologico? Che con 5 miliardi si dà lavoro per 150.000 e 200.000 persone e non 4.000 persone per 6 miliardi per fare un'opera che non serve a nessuno e non vuole nessuno. Questo però hanno detto, è comparso sul giornale, è sparito subito e nessuno l'ha più ripreso. Ultima cosa si potrebbe fare con un metro di terzo valico? Quindi il metro di terzo valico è per dire, questa qua è un metro, quindi tanto così costa 117.000 euro, un metro di terzo valico a questo costo. Quello che si potrebbe fare, rimanendo un po' sul pezzo aggiornato, salvare Libarna, il recente alluvione ha fatto danni per 100.000 euro, basterebbe un metro per mettere a posto i danni creati agli scavi archeologici di Libarna. Basterebbero 18 metri per il ponte di Vocemola, di cui vi ho parlato, che costa 2 milioni e 70 mila euro, basterebbero 2 km e mezzo per mettere a posto tutti i danni creati dal maltempo in Piemonte, stimati per oltre 290 milioni di euro. Ultima cosa, questa qua non era prevista, quello che è capitato oggi, tubo rotto, gestione acqua, annuncia possibili interruzioni del servizio. Chi sarà mai? Leggiamo l'articolo, da qualche parte c'era, in mezzo di una ditta che lavora nel cantiere del Terzo Valico nel Basso Fieve, infatti danneggiato uno dei tubi dell'acquedotto, si tratterebbe una delle tubazioni principali che da Pozzi di Bettole portano acqua alla città di Novi, quella di Pozzolo. Quindi c'è il rischio che di un'interruzione dell'erogazione d'acqua. Avevo iniziato dicendo i danni che vengono portati e che loro non gliene frega assolutamente niente, mi dispiace, finisco con una conferma odierna che è questa. Grazie. Thank you.
buonasera a tutti. Allora, io aggiungo pochissimo da aggiungere a quello che ha detto Francesco, che ha spiegato molto bene quello che sta succedendo, specialmente nel vostro territorio della Quarta. Io volevo solo richiamare alcune cose che invece stanno succedendo nel nostro territorio, a Novi, dove in quello che era una volta il Basso Pieve. Sappiamo che ultimamente, oltre ai lavori del Terzo Valico, c'è stato il grosso problema dell'alluvione. Queste erano le strade del Basso Pieve nei giorni di ottobre di quest'anno. E questi sono i cantieri del Terzo Valico che continuano indifferenti ad andare avanti. Allora, prima del Terzo Valico c'è stata un'altra grande opera nel nostro territorio, una delle cosiddette grandi opere, un'opera che è costata 18 milioni e mezzo di euro, che è la 35 Ter, che è la strada che doveva collegare, doveva togliere tutto il traffico dall'outlet sulla strada di Serravalle e portarlo direttamente verso Alessandria. Questa 35 Ter, non a detta nostra, ma a detta degli amministratori, ha creato in questi anni dei problemi di allagamenti, eccetera, ed è una delle prime grandi opere che sono state fatte sul territorio. Diciamo un'opera che poi alla fine è diventata propedeutica per il Terzo Valico, perché essendoci stata l'alluvione, avendo interrotto quasi tutte le strade della provincia, l'ultimo posto per portare oltre a Libarca ed Arquata, per portare lo smarino, è rimasto il Basso Pieve. E cosa succede? Invece che pensare naturalmente a un piano che mette in sicurezza l'intero comune, si comincia ad agire a spot, cioè con piccoli interventi che migliorano, diciamo, la situazione, la tua situazione, trasferendo il problema al tuo vicino di casa. È quello che sta succedendo nel Basso Pieve. Nel Basso Pieve hanno semplicemente pensato, in barba a qualsiasi studio preventivo eccetera, di intubare quei fossi che già erano insufficienti quando erano liberi, li hanno intubati, vanno addirittura uno in contropendenza rispetto all'altro e li mandano verso la Merella. Poi quello che succede di lì in poi a loro non interessa, a loro interessa che il cantiere non venga allagato e che loro possano continuare a passare il camion. Il fatto che sia successo quello che è successo questa mattina, cioè che si sia rotto un tubo dell'acqua, è una cosa che ci può stare, cioè nel senso ci può stare per il modo in cui sono condotti i lavori, per il modo in cui COCIN sta agendo sul territorio, cioè in barba a tutte le, diciamo, le istituzioni, gli uffici tecnici, in barba alle normative che ci sono comunali, provinciali, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un controllo da parte dell'amministrazione su quello che questi stanno facendo. Perché se io so che tu stai scavando della strada sotto Cassano, ti mando gli uomini della gestione acqua che ti dicono: guarda che lì passa il tubo che va ad Ettore, non aspettano che tu lo trovi con la ruspa. Ma queste sono cose che purtroppo in questo sistema continueranno a verificarsi, perché come è successo ancora sotto il Basso Pieve ultimamente, che addirittura sono intervenuti non il comune, sono intervenuti i cittadini, non i notari, sono intervenuti i cittadini, gli abitanti, dicendo: guardate che avete fatto il tubo, l'avete messo più alto della strada. Cioè l'acqua invece che entrare nel tubo passa sulla strada. Allora hanno chiamato il comune ha detto: sì, dovete abbassarvi. Però su un'opera del genere non abbiamo da parte degli uffici competenti nessun tipo di controllo. Forse non ci sono le competenze, perché ancora ieri parlavo adesso con il consigliere del comune di Novi, l'ingegnere Gamparotto, diceva ieri c'è stata la commissione lavori pubblici, in cui è stato relazionato che il COCIN sta facendo degli interventi che stanno migliorando l'assetto idrogeologico del territorio. Sta agendo in questo senso, ma su che base? Che competenze ha l'ufficio tecnico del comune per stabilire se COCIN stia facendo o non facendo le cose giuste? Questo è il modo di agire. Si parla qui. Ecco, parlavamo prima dell'amianto, parlava dell'amianto Francesco. Allora, proprio in questi giorni, il 23 gennaio, c'è stata una conferenza da parte dell'ARPA
in cui si è fatto un po' il punto sugli studi che sono stati fatti sull'amianto nel 2014 e come si legge la programmazione per le attività del 2015. Allora, quindi praticamente hanno deciso di monitorare le attività sulle grandi bonifiche, sulle grandi opere, quindi parliamo di Colibarra, parliamo naturalmente anche di Terzo Valico. E sul Terzo Valico cosa dicono? Dicono che sono stati fatti parecchi controlli, sono stati presi 43 campioni di aereo dispersi, eccetera, eccetera, i cui risultati però non sono ancora pubblicati sul sito. Cosa vuol dire? Che indipendentemente dai risultati, questi che abbiamo visto scaricare quei polveroni del camion alla Albarna, come succede nel Basso Piede, come succede nell'altro cantiere di Arquata, non è dato sapere cosa stanno scaricando, perché i dati non sono ancora stati pubblicati. Ma la cosa interessante che dicono è che rimangono ancora in discussione gli aspetti relativi alla gestione delle acque dello smarino potenzialmente contaminati da presenza di amianto. Quindi vuol dire che c'è la consapevolezza della presenza di amianto da parte di ACQUA e la consapevolezza che il protocollo amianto, revisione aggiornata del documento datato luglio 2013, è subordinata al fatto che non si sanno come gestire questi scavi, non si sa come gestire l'amianto, perché porta a quei costi che diceva Francesco, quindi si va fuori in pezzo. Qualcuno l'ha presa male questa cosa qua, non è lui ma ci somiglia molto. Chiudo dicendo una cosa, allora girava su tutti i social network questa foto, queste sono altre foto, che rappresentano il viadotto di Agrigento, quello che è stato inaugurato a Santo Stefano e a Capodanno era ridotto così. Dicendo, chi ha fatto quest'opera, tra le imprese che ha fatto quest'opera c'è come capofila la CMC, che è quella che sta facendo anche i lavori per il TAV e per il Terzo Valico, che coinvolta anche il Terzo Valico. E lo slogan diceva, fidereste a passare sotto un tunnel di 53 km costruito da una ditta che ha fatto questo... La risposta naturalmente no, e io la giro, cioè ai sindaci che, specialmente il sindaco d'Arquata, che è uno dei promotori della figura dell'agronomo come osservatore di come stanno andando avanti i lavori, che i lavori vadano avanti bene per la nostra salute, eccetera. Vi fidereste a che l'osservatore, uno che ha osservato i 30.000 euro che sono stati spesi per questa scala, quando era assessore ai lavori pubblici, inaugurata e chiusa lo stesso giorno, compreso l'intonaco che ha resistito una quindicina di giorni, o la pavimentazione di via Paolo Giacometti, di cui questa è soltanto una, un pezzo di, o la pista ciclabile, questa è la pista ciclabile di Novi Ligure, sul marciapiede è rimasto ancora la sagoma una bicicletta disegnata. Ecco, rivolgo questa domanda, vi fidereste di un osservatore che ha osservato così bene i lavori da assessore? Grazie. Dall'altra parte, gli arriva l'ordine dall'alto di girarsi dall'altra parte e non controllare nulla, perché ci pensano tutte le ditte. Queste sono le telefonate che arrivano da Roma. Se ci sono degli interventi, microfono aperto. Sì, Gianfranco, se vuoi venire. E ci tengo a sottolineare una cosa che potrebbe sembrare scontata: queste due persone fanno logicamente tutto di loro spontanea volontà, e grazie a loro sappiamo tutte queste cose che altrimenti non si saprebbero, cioè non dovrebbero essere loro preposti a darci tutte queste informazioni.